I caposaldi passano attraverso il rapporto che l'architettura deve avere con il territorio in cui si costruisce. È molto importante che l'architettura abbia un rapporto con la natura e con l'uomo, ovviamente. Per cui il caposaldo è la capacità di relazionarsi con la realtà circostante e ovviamente questo determina la qualità del rapporto tra l'uomo, lo spazio, i materiali, la qualità in generale dell'architettura. Prima di tutto pensare che i materiali sono importanti, ma è molto importante partire dalla qualità del progetto. Quindi il progetto deve avere la capacità, deve essere in grado di accogliere materiali diversi e i materiali io penso che siano veramente fondamentali per esprimere i concetti dell'architettura, perché la dimensione sensoriale della materia è quella che immediatamente, percettivamente ti permette di comprendere lo spazio. La materia si tocca, la materia è viva, profuma, ha una sua dimensione tattile che credo sia assolutamente importante esaltare nella progettazione e nella realizzazione delle opere architettoniche. Allora, intanto un materiale bellissimo, mi ricorda le straordinarie sughere della Sardegna che io ho frequentato tanto, in cui abbiamo realizzato delle bellissime opere. E quindi c'è intanto una dimensione legata proprio all'albero che è bellissimo. Se ha presente ci sono questi intarsi sull'albero che individuano la sezione e la profondità del sughero. Sughero è un materiale che può essere declinato in tanti modi, una declinazione tecnica, è un materiale straordinario per, ad esempio per la parte di isolamento o anche per la parte di isolamento acustico. È un materiale secondo me anche molto bello perché è rugoso, è profondo, quindi in alcuni casi penso che possa essere interessante anche come finitura, come rivestimento lasciato al naturale, assolvendo a più funzioni, acustica, di isolamento termico e anche, se vogliamo, estetico, tattile. È una domanda complessa perché l'architettura in questo momento e anche la costruzione delle città in realtà è orientata verso un altro modello. Io invece credo che bisogna tornare al modello mediterraneo. Bisogna tornare al modello mediterraneo che esprime, come dicevo anche prima, l'idea del rapporto tra l'oggetto architettonico e la natura in cui si inserisce l'oggetto architettonico. Il modello mediterraneo è anche rapporto con la luce, rapporto con il vento, rapporto con la materia primordiale. Questa è la dimensione mediterranea che noi dobbiamo recuperare e credo anche che nella dimensione mediterranea ci sia il senso dell'equilibrio che l'architettura e lo spazio architettonico devono provare a trasferire a chi. E io direi bellezza sicuramente, salubrità e comfort, però la bellezza racchiude un po' tutto perché non esiste bellezza senza comfort, senza efficienza, senza sostenibilità e senza utilità. Siamo già all'interno di questo processo, è un processo che non possiamo fermare, è un processo necessario, è un processo che ci porterà tutti a pensare in chiave completamente diversa l'architettura, ma dobbiamo sempre, insisto, ricordarci che l'architettura non passa esclusivamente per i materiali, quindi è il pensiero architettonico e la dimensione progettuale che dovrà essere capace di integrare questo concetto. Ma io credo che ovviamente il LEED è una delle principali. Noi l'ultimo edificio che abbiamo realizzato è un Platinum qui a Roma, quindi uno straordinario successo, tra l'altro, di un edificio inserito in un contesto storico, paesaggistico. Ma anche il WELL è molto importante perché parla soprattutto del benessere di chi vive o chi lavora in un edificio. Quindi io credo che questi due siano sicuramente in questo momento quelli più interessanti da proporre. Beh, ad esempio, noi l'abbiamo utilizzato per una parte degli spazi esterni, protetti, coperti, non ci piove direttamente, quindi è stato molto utile per avere intanto una superficie molto omogenea e
e poi soprattutto per riuscire ad avere una capacità di fonoassorbenza elevata. E questo è stato secondo me un fattore importantissimo, perché in quel caso si trattava di un progetto per bambini, un asilo nido, e quindi era importante riuscire ad avere una performance acustica ideale anche per loro. Quindi secondo me ha un futuro importante anche per i rivestimenti delle facciate esterne nel futuro per le città e per ridurre anche l'inquinamento generale ma anche acustico.